importante stabilire un dialogo con chi inizia come voi ragazzi un nuovo ciclo di scuola, che va in continuità naturalmente con la formazione che avete appena concluso. Perché è importante questo? Perché sapere che entrate in una scuola nella quale il corpo docente, il dirigente, tutto il personale che collabora ha voglia di dialogo con voi e con i vostri genitori, e sapendo che le istituzioni locali dialogano anch'esse nel vostro interesse, credo che sia una cosa che vi debba far piacere. Io di queste cerimonie di accoglienza ai miei tempi non esistevano. Ricordo la campanella, ricordo il benvenuto, lo posso dire, un po' austero e severo di quello che allora si chiamava il preside. E onestamente mi tremavano le gambe al solo vederlo. Oggi sapere che c'è un dirigente scolastico come il professor Brienza, che pur nei toni determinati del discorso che vi ha fatto, molto chiaro per quanto mi riguarda, spero anche per voi, abbia poi detto: non mi costringete a assumere atteggiamenti diciamo sopra le righe, essendo poi convinto che nel dialogo e nella buona educazione si risolve tutto. Io penso che lo dovremmo ringraziare, perché questo approccio mi sembra un approccio assolutamente aperto, capace anche di invogliare i genitori a fare la loro parte, esattamente come richiede la scuola dell'autonomia, perché voi sapete che la scuola da diversi anni ormai ha assunto questo atteggiamento autonomo, questa libertà di organizzarsi al proprio interno. Però libertà di organizzarsi ovviamente significa anche dovere di rapportarsi con gli altri, quindi con le famiglie, e poi le famiglie anche con le istituzioni. E ora io vi voglio dare la notizia che secondo me caratterizza questo nuovo modo di intendersi e di intenderci. Cioè, noi abbiamo già avviato con i rappresentanti della parte rappresentativa dei genitori della scuola un dialogo. Abbiamo in tempi non sospetti avuto degli incontri e abbiamo fatto il punto della situazione, con un impegno, quello a realizzare a piccoli passi tutte le necessità che questa scuola come istituto avrà a rappresentare. E questo è un fatto importante, perché significa legare il bisogno, che è anche un bisogno, come dire, di sistemazione degli ambienti, di decoro degli ambienti, di pulizia degli ambienti, oltre che il miglioramento di quelli che sono i servizi che la stessa scuola offre. Penso uno per tutti la sala teatro, che per la quale ci sono delle idee, ci sono delle proposte, è secondo me un fatto importante. Cioè, voi ragazzi sappiate che questa scuola, nonostante rimane nelle mura la scuola, diciamo, che ha formato anche noi, io sono stato alunno di questa scuola, era diverso soltanto l'ingresso, l'estetica, diciamo, era meno colorata, però sostanzialmente le aule erano queste. Quindi noi abbiamo il dovere di aggiornare anche l'istituto alle nuove metodiche di carattere formativo, e abbiamo anche il dovere di ascoltare le proposte che giungeranno da voi genitori attraverso gli organi delegati. Organi delegati e docenti che hanno già fatto dei progetti molto belli. Qui accanto a me c'è quello che è stato diciamo il sindaco eletto del Consiglio Comunale dei Ragazzi. È una figura non virtuale, perché è un ragazzo, voglio dire, come voi, che ha praticamente avuto il consenso dei suoi compagni e insieme ad altri compagni rappresenta quelle che sono le esigenze del mondo di voi ragazzi. Una cosa a cui noi diamo importanza, non a caso questo Consiglio Comunale è rappresentato anche nelle cerimonie pubbliche, una per tutte,
nella cerimonia del 17 di marzo in occasione del 150° dell'Unità d'Italia, tendo a ricordare, ci tengo proprio, che c'è stata una partecipazione non solo di ragazzi ma di famiglie, e quindi questo avvicinamento, come diceva il professor Brienza, delle famiglie e quindi di tutta la scuola con i ragazzi alle istituzioni e alle attività pubbliche, è una cosa secondo me di una educazione civica molto importante. Io chiudo qui.